Abbiamo pensato di organizzare questa conferenza stampa per comunicare ufficialmente che abbiamo depositato il ricorso, quindi l'atto di interventa adiuvandum, ad un ricorso che ha presentato una famiglia di Siderno, la famiglia Trimboli, avverso il provvedimento di ampliamento dell'impianto di separazione dei rifiuti. E domani si terrà l'udienza cautelare, quindi andremo per discutere sull'eventuale sospensiva che abbiamo chiesto noi, ha chiesto la famiglia Trimboli, e speriamo di farcela. È un impegno particolarmente oneroso, perché è un impegno che ci vede impegnati in una battaglia quasi impari, nel senso che dall'altra parte c'è la regione con tutti i suoi dipartimenti, c'è l'ente parco, c'è l'autorità di bacino, c'è il segretariato regionale, quindi insomma ci sono tante istituzioni che si battono per eseguire questo progetto, e invece noi riteniamo che si tratti di un progetto che viola una serie di normative intanto urbanistiche, territoriali e ambientali, e quindi ne chiediamo il rigetto.